Ciao a tutti sepercentisti, finalmente ho messo le mani su una bellissima Honda Dominator e ora ve ne parlo un po', diciamo la moto più amata da chi ha problemi di prostata, quindi dai 45, 50, 55 anni, ma anche dai giovani, attenzione, molto amata anche dai giovani e molto amata, ahimè, dai demolitori di moto da garage, cioè quelli che le comprano pensando di fare una scrambler e poi fanno delle schifi pazzeschi. Abbiamo beccato questa serie molto bella con una colorazione molto rara, questa è del 1995 ed è una seconda serie, ma ora andiamo a vedere quali sono tutte e tre le serie prodotte dalla Honda. La Honda Dominator va dal 1988 al 2002-2004, perché la produzione degli ultimi due anni non me la ricordo perfettamente. Come ho detto prima, sono state prodotte tre serie sostanzialmente. La prima differisce da questa, dalla sella più corta, il serbatoio da 13 litri e le frecce anteriori fuori dalla sagoma della carena. Poi, come tutte le moto anni 90, aveva delle frecce delicatissime. No, scusa, queste sono inserite dentro. Voglio dire, meglio di così. Poi ci sono alcune altre differenze, ma non ci interessano. Nella seconda serie, questa, sempre costruita in Giappone, attenzione, la sella si allunga un po'. Le frecce appunto vengono incassate dentro, ma il serbatoio diventa da 16 litri, ma sostanzialmente rimane la stessa motocicletta. Invece nella terza serie cosa succede? Honda la fa costruire ad Atessa, nella fabbrica Honda italiana. Cambia l'impianto frenante, che da Nissin diventa Brembo, e sostanzialmente poi una mazza. La scritta è quella di Street Fighter, no? Certo. Lo stesso fondo. È guerriera, Marco. Che domina. Domina. Domina chi domina? Forse non tutti sanno che la prima serie aveva anche montata il kickstarter, quindi l'accensione a pedale, che era alloggiata proprio qui. Ma è davvero la versione italiana, quindi quella fatta in Italia, che cambia sostanzialmente. Ha una modifica sul telaio che la rende un pochino più stradale. Le frecce tornano ad essere esterne, quindi non integrate. La sella resta lunga, ha gli scarichi un po' più grossi come dimensioni. La sella è sempre posizionata a 86 cm e l'impianto freno non sarà più Nissin, ma diventa Brembo. Guardate che belli cerchi oro. Ma scusa, se è un mono perché ha due scarichi? Perché la moda era mettere due scarichi sul mono. Uno è finto. Uno è finto. Ah, tipo AliExpress. Certo. Cioè, questa che vuoi dirmi che è la moto che tutti vogliono, tanti questa, di testa, sì, che vanno sempre sì, di soldi. Sì, sì, questa è la moto più ricercata dai cinquantenni con lo spirito adventure. La cilindrata è di circa 644 centimetri cubici, 4 valvole per cilindro, carburatore ovviamente, 45 cavalli di potenza, il peso è di 165 kg in ordine di marcia, si guida con patente A2. Chi è? Scusate, ma sì. Lì c'è la benzina e lì dove? Cosa c'è nel telaio? Qui? Sì, l'olio, perché le moto intelligenti avevano l'olio nel telaio, poi dopo siamo diventati rimbecilliti e mettiamo l'olio dentro al motore. Ma perché l'olio nel telaio così rimane unto? No, perché si raffredda. Ah, il telaio. Sì. E dal telaio, vedete che ganzo, è fatto, è un monotrave che poi si sdoppia, quindi è un telaio abbastanza classico, eccezionale, che poi viene modificato appunto nella terza serie per renderlo un po' più stradale. Ora ditemi voi, dove trovate oggi un paragone, una moto similare prodotta oggi, quindi con queste caratteristiche? Qual è? Non ce n'è. Allora, questa moto è stata ferma qualche mese, ok? Appena presa, dato che vi spiego cosa succede con l'Honda. Presa è partita male, partiva un po' male, un po' così. Parte, vado a mettere le frecce a sinistra, non funziona, funzionava solo una. La freccia a destra non funzionava, ma essendo una Honda, dopo un po', qualche chilometro, un po' di rifunziona tutto. È la nanotecnologia Honda che già all'epoca aveva studiato appunto questa cosa. Cioè con Honda funziona sempre tutto. Lì invece cos'è il catetere? No, qui se devi portare le sigarette, sai che si fumava le Marlboro in quegli anni. Le Marlboro vanno tenute lì al caldo. Ah, perché non sapevi? Che immagine. Facciamo qualche considerazione sul perché comprare una moto così. Conviene oggi comprare una moto come questa? No, non conviene. Perché? Perché hanno dei prezzi allucinanti, sono carissime. A meno che non la troviate demolita, spaccata, usata dai famosi trasformatori di moto in Cafferrese e fanno delle schifezze, sono moto che vanno intorno ai 3.000 euro, 2.500, 3.000, 3.500 euro per averle belle.
E beh, insomma, a un certo punto uno comincia a pensare che con quella cifra là puoi trovare già una CB500X usata, sui 5.000 ovviamente. Si comincia a trovare qualcosa di un po' più moderno, quindi è una moto che va... è una moto che deve comprare l'appassionato, punto. Chi non è appassionato, non la comprate, non comprate il Dominator e non le rovinate nei garage. Avete rotto le balle, basta rovinare le moto originali nei garage. Non le sapete fare le Cafe Race, è chiaro il concetto? Non le sapete fare. Per fare una Cafe Race bisogna essere bravi, bisogna portarla da un professionista, ma non una moto così. Si prende una moto rotta, spaccata, distrutta e si porta da questi qua che sono bravi a fare le Cafe Race, ma non una moto originale. No, ciao.